E buonasera a tutti. Stasera vi voglio fare una ricetta, vi voglio insegnare, o meglio, vi voglio fare vedere come faccio il salmone all'arancia, salmone fresco. È una ricetta comunque che ho inventato io, non che ho inventato io, la faccio a modo mio e spero che vi piaccia. Il sistema è molto semplice e niente. Questo piatto è dedicato a tutti quelli che piace il salmone. Innanzitutto vi faccio vedere una cosa. Questo che qua bolle già da tempo sarebbe il brodo vegetale. Il brodo vegetale praticamente io lo faccio tutti i giorni, no? Utilizzando i resti di quello che andrò a utilizzare. In questo caso, siccome il salmone lo farò col cipollotto, ho preso il cipollotto, le bucce delle carote. Una cipolla, come vedete, no? Fogli d'alloro non mancheranno mai, due spicchi d'aglio, no? Un pochettino di sale, un pochettino di pepe. Perciò, facendo in questo modo, andate a recuperare anche quello che diciamo noi, gli scarti da cucina. Un saluto comunque già che si è collegato. Se condividete il video mi fa piacere, così più siamo e più sono contento. Ciao Carmelo, ciao Pasquale, ciao Belfiore. Vita. Qua andremo comunque a fare il salmone. Ho già messo, come voi vedete, del burro. E niente, quello che andrò a utilizzare sarà l'olio extravergine d'oliva, un po' di origano, un po' di croete provenzal, un po' di basilico fresco, fogli d'alloro. Poi naturalmente non possono mancare le arance, non può mancare il prezzemolo. E non può mancare la menta. Questa, diciamo, ho cambiato il barattolo, sarebbe la coma, non so, è un gewürz, un aroma comunque indiana, no? Si chiama coma in tedesco, in italiano penso si chiamerà anche coma, che è molto buono. Queste sono carote comunque biologiche, quelle fresche, e questo è il mio salmone che andrò a utilizzare. Ok, allora. Allora, innanzitutto nella padella assieme al burro vado a unire un po' di olio d'oliva, perché il burro comunque normalmente non si mette, normalmente si mette la margarina, io la margarina non ce l'ho e metto comunque il burro e lo diluisco con l'olio, perché il burro comunque ha un difetto. Non è buona per brasare, per friggere, perché il burro, superando la temperatura di 70 gradi, comunque comincia a bruciare. Il burro, in teoria e nella pratica anche, serve solo per legare le salse, quando andate a fare le salse, e inoltre serve a dare, diciamo, un gusto delicato a qualsiasi salsa a cui andrete a fare. Però comunque se va diluito con un po' di olio, va bene. Unisco qua comunque due fogli di alloro, accendo il fuoco a metà e poi comunque iniziamo. Innanzitutto il cipollotto, non so come lo chiamate, cipollotto, non è l'erba cipollina, va sempre lavato perché anche se sembra pulito, contiene sempre acqua fredda, contiene sempre comunque della sabbia. Il modo migliore per tagliarlo è quello di fare una tacca, no? Un taglio nel mezzo e lasciare comunque scivolare la sabbia o la terra, quello che sia, direttamente nel lavandino. Facendo in questo modo, aprite foglia per foglia e il vostro cipollotto, guardate, o lauk, in tedesco si dice lauk, sarà pulito. Basta sbattere un po'. Io comunque normalmente per fare il piatto più gustoso utilizzo solamente il cuore. Questo non lo butto, lo utilizzerò domani per fare un'altra ricetta che poi vi dirò.
pochino troppo. Anche questo domani lo utilizzerò per fare un'altra ricetta. Innanzitutto in una cucina bisogna avere comunque, se si lavora con diversi prodotti, avere sempre due taglieri o anche tre. Io utilizzo il tagliere questo di legno solamente per tagliare o pulire le verdure. Utilizzo il tagliere che non è di legno o l'asse come questo bianco, no? E di silicone, per pulire il pesce. Mai utilizzare un tagliere di legno, mai, lo dico mai, per il pesce, e se possiamo evitare di usarlo anche per la carne è meglio, perché il legno comunque è un grosso conduttore o sostenitore di batteri. Se noi andremo a utilizzare il tagliere per pulire il pesce, non faremo altro che comunque portare o da asportare dei germi alla situazione. Cipollotto. Il cipollotto viene messo con asse, si taglia sempre comunque pensando sempre che le dita, se le metti così te li tagli, vedete? Le dita devono stare sempre all'indietro. Questa è la prima cosa che insegno alla scuola alberghiera o lo chef di cucina, perché tenere le dita dietro e iniziare questo movimento, guardate, cicchi del zacco, cicchi del zacco, cicchi del zacco, cicchi del zacco, no? In questo modo tenete sempre fermo il mangiare ed avrete sempre comunque la possibilità di fare camminare il cibo e di non tagliarlo. È un lavoro semplice, questo comunque è un taglio julienne, si chiama a julienne. A questo punto prenderò le mie carote allo stesso modo, per tenere l'asse fermo basta una pezza gialla umida sotto che non scivola, no? Prendere la carota, tenerla allo stesso modo sempre con le dita girate, no? E andiamo a tagliarla al rondello, vedete? In questo modo, anche guardate bene, anche se io guardo voi, io non mi taglio, faccio lo stesso lavoro, la stessa posizione. In questo momento sto pensando comunque di salutare con la mia carissima professoressa, che voi sicuramente conoscete, la professoressa Gianmartino Risciardi, che mi sostiene ogni tanto, mi dà dei consigli, che la voglio bene e che la voglio bene. È una donna fantastica, chi è di Risciardi la conosce, oltre ad essere un'insegnante molto genuina, è anche una bravissima mamma. È una bravissima moglie. Ciao professoressa, ti voglio bene, grazie dei tuoi insegnamenti, dei tuoi consigli. Ti ho promesso oggi di essere più allegro, più scolare, accetto i tuoi consigli. So che in questo momento sei ammessa, e tu ti benedica sempre, e prega anche per me, ma sono sicuro che vedrai la mia diretta. Io comunque sono una persona molto sensibile, anche se non lo sembra. E quando vedo, leggo il nome di persone, no? Che mi hanno trattato qualcosa, non posso fare altro che ringraziarle e salutarle. Allora, qui andiamo a unire, no? Foglie di alloro, cipollotto. Io gli ho tolto i manici perché non mi davano fastidio, cipollotto. Andrò a mettere un po' di sale,
andrò a mettere un pochettino di pepe, io lo chiamo pepe ma si chiama spezie, andrò a mettere un pochettino di questa coma. La coma, se non la vedo, non è indispensabile, a me piace il sapore che dà, oltre che al colore. Ora, siccome la carota ha bisogno di tempo per cucinare, normalmente utilizzo anche un coperchio. Coperchio non lo trovo, ma in questa situazione che ci va? In questo modo comunque, col vapore diciamo, si cucineranno molto più veloce dei carboni. Questo, a questo punto, questa salsa non serve più. Pulisco comunque sempre la base di lavoro. Una cosa molto importante in una cucina, in un ristorante, è quella ordine e pulizia, cioè pulirvi sempre gli utenti di lavoro che voi avete utilizzato, come in questo caso, no? Questa è quella serve, la lascio qua, il tagliere, no? Il tagliere, più semplice a dirlo che ha fatto, una fregata veloce, guardate qua, un corpo di pezza, risparmiate lavoro alla vostra moglie, in questo caso, ma nel caso estratto della piatta, ed è pronto per il prossimo uso. A me dispiace, ma non che dispiace, è un vizio che ho e che me lo porto dietro, cioè io pulisco e faccio ordine contemporaneamente. A questo punto, questo è il nostro salmone. Salmone fresco. Ora, siccome a me, come domani, con la diretta che andrò a fare domani, vi insegnerò a fare il cruscus di pesce, che è molto difficile, non è facile comunque da fare, e vi insegnerò anche il tabulè. Il tabulè non è altro che couscous con verdure fatte all'insalata, c'è un piatto freddo. Perciò domani, chi mi seguirà la diretta di domani, avrà la possibilità di imparare come si fa, come si cucina il couscous, che ripeto non è una cosa facile. Io l'ho imparata da cuochi marocchini, è un trucco che non vi dovrei svelare perché sono molto geloso comunque di questo trucco, perché tanti miei colleghi in Germania non lo sanno, però a voi ve lo dico, tanto ormai quando il carriere è fatto. Allora, la prima cosa, vado a togliere la parte che domani mi servirà, in questo caso comunque mi servirà per fare il couscous di pesce. Vado a fare qua questo taglio, che sarebbe la parte della pancia, vedete? Anche perché se lo dovessi utilizzare, in questo caso per fare il salmone all'arancia, è una parte che si andrebbe comunque ad, come si dice, a spappolarsi. Vedete? Poi un'altra parte che andrò a togliere sarà sempre la parte del collo. Vedete? La tolgo perché, come vi ho detto, domani mi servirà per fare la zuppa di pesce. Un'altra parte che toglierò è la parte, comunque, la coda. Questa è una cosa che toglierò, che tolgo, perché un cuoco deve sempre pensare a cosa farà più tardi, a cosa farà domani. Io domani farò, come vi ho detto, il couscous di pesce. Pesce andrò a prepararmi per domani. Allora, in questo caso noi normalmente siamo 4 persone, ma farò 5 porzioni perché calcolo sempre una porzione in più, non si può sapere mai qualche ospite che arriva. Spero di no. Spero di no perché comunque. Allora, vedete qua, 4 porzioni, 5, no? Normalmente questa è una porzione. Andremo a confiscare il coltello sotto,
Comunque a separarlo, vedete? Questo coltello comunque non è professionale, non è buono, non ci faccio più fatica. Normalmente io tolgo la pelle, ma in questo caso la pelle non la tolgo perché lo andrò a utilizzare. Ora che la cipolla è abbastanza custodita, comincio a unire un po' di brodo, si cresce, adesso non vado a spegnere. Un po' di brodo vegetale, scusate, non è brodo di pesce. E vado nuovamente a coprire. Allora, vi ho detto 5 porzioni. Questa è la seconda. Sono due. La terza, questa è la quarta e la quinta. Uno, due, tre, quattro e cinque. Normalmente io ho una mano abbastanza precisa, questa volta ne ho fatto due un pochettino più grande. Allora, andiamo avanti. Adesso andremo a fare la rosolatura del salmone. Prendo la padella, mette a riscaldare l'olio. E poi dove la farina, che non c'è la farina, dove la farina? A questo punto, diciamo, no, vado a pararmi il salmone, cioè ad infarinare il salmone, scusate, vado ad infarinare, questo comunque mi sembra un po' esagerato.
Una signora domanda. La Sì. signora Maria Giovanna Anne Norina, Gineri. Sì. Agger. Che stai facendo di buono, dice la Ah, signora. signora Agger, questa sera lei si è collegata adesso, sto insegnando una ricetta a modo mio. Salmone fresco all'arancia e cipollotto. Praticamente posso andare a prepararle, fai vedere la signora, un brodo comunque vegetale. Per fare il brodo vegetale ho utilizzato i resti delle carote, cipolle, sedano, uno spicchio d'aglio, un po' di cipolla. Questo è il brodo vegetale. E qui comunque sto cercando di cucinare il più presto possibile. Diciamo no, le carote, vedete come carote e cipollotto, vedete che già si è sciolto. Se io non mettevo il coperchio, praticamente si asciugava troppo il sugo e si perdeva, dice, nel tempo che le carote si cucinassero si bruciava comunque il burro, e ho aggiunto un po' di brodo. Ci abbiamo un pochino qua. No, no. Adesso a questo punto, guardate, prendo un pochino, vado a unire il brodo. Qua la padella è già abbastanza calda, vado prima a metterla in questo modo dove c'è la buccia. La pelle, scusate, il mio italiano. Andrò comunque a mettere un pizzico di sale, lo metto nelle mani perché ho paura, per dare sapore. Faremo rosolare. Quando il salmone sarà ben rosolato, naturalmente lo mettiamo in padella. Vedete? Non utilizzare mai lo stesso tagliere, anche perché fa schifo, per le stesse cose. Cioè, un tagliere va utilizzato per la carne, uno va per il pesce, e la stessa cosa il coltello, no? I coltelli vanno sempre puliti. Se cambiamo comunque alimento. Ho tagliato il pesce, adesso taglieremo l'arancia. Allora, procuratevi due belle arance, come queste, come due. L'arancia vado a tagliare in metà. Questo tipo di arancia, no? Brasiliano, li chiamiamo noi, non ha sempre, cioè. Vado direttamente a spremere la polenta. Guardate che succhio. Che succo, non succhio, c'è chi succhia e c'è chi succa. Succo. Il succhio d'arancia. Vedete? Non c'è semi. Questa è la salsa all'arancia. L'altro arancio, diciamo, mi servirà più che altro la guarnizione. Ciò che io aspetto. Uno, due. Bene, 4 e 5. Il salmone comunque l'ho tagliato a porzioni uguali, l'ho infarinato e adesso lo sto andando a fare la crosta.
prima metto sempre la parte di sotto, non c'è la pelle, e poi lo vado a girare in questo modo. A questo punto, guardate, la pelle va tolta, la pelle è anche più facile comunque rispetto a per voi, per me non è un problema, togliere la prima, la tolta. E andiamo direttamente a buttarla nell'immondizia. Metterò un po' di sale. Dobbiamo fare con brasare un pochettino la parte di sotto. Andiamo avanti. Ragazzo, ha scritto bravo Giacomo. Grazie, chi è? Giuseppe Libreri. Ah, Giuseppe, il mio grandissimo amico, ho sempre parlato. Giuseppe Libreri. Ha scritto bravo Giacomo. Ciao Giuseppe, tu lo sai che siamo grandi amici, che ti voglio bene, ti stimo, lo sai, no? Comunque, ordine e pulizia è la prima cosa, quando si finisce un lavoro, per esempio, a questo punto, andiamo avanti, si prende il prezzemolo, ti taglio e lo appoggio. Rosso. Prende la menta e me la preparo anche qua. Nel piatto, nella salsa all'arancia non può mancare comunque la menta. La menta è una cosa che rinfresca, dà gusto e freschezza a qualsiasi piatto. Prezzemolo, prendere il prezzemolo, guardate, il prezzemolo si in questo modo, si prende, si attorce, si fa tutto stretto stretto, con lo stesso metodo che vi ho insegnato, mettere le dita indietro per andare a tagliarvi, così, e tagliare, 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 dita all'indietro, e si fa. Ora, avete visto che noi abbiamo rotolato la parte di... Adesso la rigiro per dare colore. Consistenza anche di colore. Vedete? Questo è salmone. Complimenti cugino, Rosa Maria, Sindona, ciao cugina, gli deve dare un carissimo abbraccio alla mamma, salutala tanto, la voglio bene, tua mamma è una grandissima donna, una grandissima zia, persona comunque squisita, maestra, un orgoglio, e anche a tuo fratello. Allora, a questo punto
questo punto della serata cercherò di dare anche del colore da questa parte. Andrò a versare il salmone qua, guardate. Questo è un salmone all'arancia, è una mia ricetta, una mia invenzione che ho fatto per mia moglie, per mio figlio Cristian, che mi piace il salmone. Allora, vedete questa padella? A tutto c'è un senso, no? Io praticamente prima ho fritto il salmone con la buccia. La potevo togliere benissimo prima, non la buccia, scusate, ma la pelle, no? Ma siccome la pelle ha questo grasso, io andrò a buttare dentro il resto del brodo. Molto così. Vedete? Questo è un altro trucco di mestiere. Andrò a mettere un po' di prezzemolo, un po' di menta. Ora, ad ogni tocco di salmone vado a mettere un po' di menta, come vedete Paola? Qua sopra. Menta. Prezzemolo. Ed una fetta di arancia sopra. Lo facciamo vedere. Poi lo faccio vedere meglio, finiscilo tu. Okay. Ed il resto comunque del prezzemolo. Facciamo vedere. Allora, un altro passaggio che ho dimenticato. Il burro, come vi ho detto, serve a legare le salse. A legare le salse e a dare cremosità, non so come posso dire. Questo è il trucco per legare le salse. Non usate mai il Mondamin, quello che si usa in Germania, o questi prodotti un po' chimici, no? Mondamin, no? O altri, diciamo, leganti. Basta, prendete il burro, no? Lavorarlo con la farina, guardate questo, si lavora con la farina, si lavora, mettiamoci qua, che abbiamo io, guardate, gli occhi storti. Lavora. Vedete? Questa è la lega. Burro e farina. Il burro, una volta che è infarinato, lo andremo a mettere nel brodo di pesce, così, unendo il brodo di vegetale con i sapori del pesce, vado a utilizzare il brodo di pesce, e il resto del burro comunque lo metterò qua alla salsa dell'arancia. Che? Prezzemolo nell'arancia. Sì, proprio no. Okay. Fai il comì, io faccio un chef cucina. Mia moglie mi dice di aggiungere un po' di prezzemolo nell'arancia. No, mia moglie siccome non è cuoca, non sa che sopra l'arancia è solo decorazione, cioè non va a fare niente. Comunque, mi dovete fare. Cosa, ordine e pulizia. Allora, qui la salsa comunque va girata, diciamo, non è tanto una salsa ma diciamo una lega,
vedete? Dopo che avete fatto questa bellissima leva, io andrò a versare qui dentro di cloro e farò questo lavoro. Andrò sempre comunque a pulire veloce la cucina, perché se voi pulite subito lo sporco, no? Non incrosta e non avete bisogno dopo di andare a strofinare, no? Adesso non faccio un intervallo. Vado a mettere un coperchio. Allora, amici miei, iniziamo con i saluti, spero che l'audio questa sera si sente. Spero che l'audio questa sera si sente e che la ricetta sia stata facile, diciamo siamo quasi alla finale. Domani comunque chi vuole collegarsi intorno alle 11 vi farò vedere come si cucina il couscous in modo professionale. È un trucco che comunque non ho mai insegnato a nessuno, perché cucinare il couscous sembra una cosa facile ma non lo è. Io l'ho imparato da un amico cuoco marocchino, avevo promesso di non insegnare questo trucco a nessuno, ma voi non siete nessuno, siete la mia famiglia, perciò ve lo insegnerò molto volentieri. Oltre a fare domani il couscous di pesce, andrò anche a insegnarvi il tabulè. Il tabulè non è, mi piace ascoltare la musica a me quando cucino. E questo è un carissimo amico che mi ha dedicato, ma mi ha mandato il suo CD, Fabrizio. Ciao Fabrizio, a me la musica napoletana, dico la verità, normalmente non piace, a me come canti tu piace. Mia moglie ha 2 giorni che ascolta la tua musica, c'ho la testa tanta. Comunque, ti ringrazio. Comunque, come stavo dicendo, domani, alla diretta di domani, andrò a fare il couscous di pesce e un piatto freddo, il tabulè. Il tabulè non è altro che couscous freddo, fatto di verdure qua là e però all'insalato, un piatto freddo. Allora, saluto ad Anna Colotta, a Domenica, scusate, Domenica Colotta. Ciao Domenica, a Rosanna Sindone, mia cugina, ti voglio bene, cugina, sei più piccola di me. Gian Piero, ciao Gian Piero, ti ricordo i bei tempi passati. Rosanna Sindona, ti saluto. Rosa Maria Sindona, Giuseppe Panzeca, Michele Ferrante, ciao Michele, un abbraccio. Davide Arena, un abbraccio anche a te. Rosario Caselli, grazie. E Salvatore Scadano, un grande amico, un grande cuoco, un grande chef, un nome, una marca, una garanzia. Qualche volta ci dobbiamo confrontare noi due nella cucina, non ci siamo mai potuti confrontare, ma in senso amichevole, no? Faremo qualche piatto assieme e poi la giuria è un grande comunque, no? Giuseppe Libreri, te l'ho detto, sei un amico, un fratello, ti voglio bene, non mi smetterò mai di tutto. Maestro chef.
Maria Roberto, una Maria, ciao Maria, grande donna, grande famiglia, famiglia d'occa, Sciara. Giovanni Agnelli, ciao Agnelli, un sacco di tempo non ci vediamo Giovanni, ma anche tu sei una bravissima persona, un bravo amico. Giuseppe Selvaggio, io Giuseppe Selvaggio me lo ricordo piccolino, proprio piccolo, piccolo e venuto, ora è fatto un uomo grande, puro grazioso, complimenti alla mamma. Maria Giovanna Algeri, Algeri ti saluto, salutami tanto tuo fratello, un carissimo amico che stimo molto. Andrea Montalbano, un mezzo cugino diciamo, un bellissimo ragazzo, io mi ricordo che quando eravamo bambini, lui un pochettino più grande di me, si faceva guardare tutte le ragazze del paese, ed era un pochettino invidioso. Giusto? È vero, era bello, è bello. Comunque, ma ai tempi mi ricordo che le ragazze si affacciavano al balcone per guardarla, io aspettavo. Adriano Moretti, ciao Gaetano Benedetto, ti saluto, ti ringrazio. Fabio Carlucci, ti ringrazio. Francesco Passafiume, Passafiume, c'ho amici e nemici, speriamo che tu fai parte della razza degli amici, no, sto scherzando. Carmelo ti saluto, Carmelo Sgroi. Enzo Passafiume è un amico, ciao Enzo, sei un amico, sei molto intelligente, sei in gamba, ti ho voluto sostenere anche se ti ricordi, non perché siamo amici ma perché lo meritavi. Salvatore, ti saluto anche, Fabrischi, Calogero Alaimo, Salvatore, non ci vedo, Fabriccini, ti saluto, Luigi Innusa, c'ho, no, Luigi Luppa, pensavo Innusa, ti volevo fare un complimento che c'ho, conosco un fisioterapista, doc a Palermo, si chiama Innusa, il migliore che ho mai conosciuto, te lo consiglio, Giuseppe Innusa, fisioterapista a Palermo. Giuseppe Sodano, ti saluto Giuseppe Sodano, e anche saluto l'avvocato se sei parente tuo, e spero che... Avvocato Sodano, spicciamolo che voglio andare in pensione, ci siamo capiti. Francesco Griglia, ti saluto, Carmelo Arcodia, grazie di esserci. Vita Belfiore, una carissima amica, una ragazza semplice, onesta, che conosco comunque fin da piccolo, grande lavoratrice, grandissima lavoratrice, e adesso grandissima mamma. Carmelo, ti saluto anche, Pasquale Di Feria, mi sta guardando, io guardo pure te, poi lo guardo me. Oscar, un nome, una marca, una garanzia, Oscar Bondi, sei parente della professoressa parrucchiera Bondi di Termini Imerese, se la conosci, mandagli un grandissimo bacio da Giacomo. È una bellissima donna, insegnante di parrucchieria all'IAL di Termini Imerese, ex IAL di Termini Imerese, ma io l'ho conosciuta a Cefalù, e siamo diventati comunque grandi amici, la voglio bene. Ciao professoressa, ti voglio bene. Comunque amici, adesso penso che il salmone è pronto, vi ringrazio, mettete mi piace e se vi piace condividete pure, almeno la pagina si ingrandisce. Aia cacchio, guardate qui il salmone, ma involontariamente era spento, perciò la cottura si è bloccata, dobbiamo aspettare altri 5 minuti per si era spento. Grazie. Comunque, che dire, vi è piaciuta la ricetta? Ci sono domande? Se qualcuno ha qualche domanda, qualche consiglio da chiedermi, lo faccio adesso o mai più? Mai più per dire, no? Eventualmente anche più tardi vi posso dare. Domani, per chi ci sarà, farò la ricetta del couscous di pesce fresco, buono, e anche il tabulè. Il tabulè non è altro che couscous fatto, diciamo, di insalata, che è insalata non è, un piatto freddo, l'ho imparato in una cucina francese. Io comunque nella vita cerco sempre di imparare piatti nuovi, cucine nuove. Infatti, oltre alla cucina italiana e siciliana, conosco benissimo i piatti tedeschi, faccio anche cucina tedesca, lavoro anche nei locali tedeschi, ho lavorato anche nei ristoranti francesi, perciò conosco molti piatti mediterranei francesi, anche dei dessert, e vi confesso che 5 mesi fa ho lavorato quasi gratis in un locale indiano, perché c'è un amico mio pakistano che qua vicino a casa c'ha un locale indiano,
sono stato pagato 8 euro l'ora, cioè 8 euro l'ora io non l'ho mai guadagnato. Però a me non mi interessavano i soldi, ma mi interessava comunque imparare la cucina indiana, che mi piace tanto, no? E adesso comunque ho anche conoscenza della cucina indiana. Perciò un giorno spero comunque di fare un ristorante, di abbracciare comunque delle cucine internazionali, di fare un po' di cucina italiana, siciliana, francese, indiana e tedesca, no? E qualche piatto arabo, perché ho tanti amici arabi, musulmani, algerini, tunisini, marocchini. Io non faccio distinzione di razza, sesso e religione. Per me, diciamo, gli uomini sono uomini quando portano i pantaloni e sono donne quando portano la gonnellina. Ci sono tanti uomini che portano la gonnellina, cioè ci siamo capiti. Ok, un abbraccio anche a Domenico, Anna Culotta. Anna, ciao di nuovo. Volevo comunque ringraziarvi a tutti. Voglio ringraziare comunque alla mia professoressa, ex professoressa Gianmartino di Sciara, una grandissima donna che voglio bene, che mi ha dato comunque, che mi dà dei consigli e che in qualche modo mi sostiene in alcuni, diciamo, problemi che ho avuto, no? Ciao professoressa, ti voglio bene, sei proprio a mia vita, lo sai. Grazie per comunque di tutto quello che mi hai trasmesso e che ci hai trasmesso. Vino Coco, Ivan Coco, Coco di nome, Coco di mestiere, perché conosco comunque Coco a Cefalù, conosco grandissimi personaggi col tuo cognome, no? Cioè imprenditori, gastronomi, no? Di Cefalù, Lasca, diciamo, quelle zone là. Penso che comunque sarà un suo parente. Comunque ragazzi, io qua vi faccio vedere il salmone. L'arancia è quasi pronto, vedete? Adesso sto cercando di fare legare la salsa, per sbaglio l'avevo spenta e abbiamo perso un pochettino di tempo. Questo è salmone all'arancia, vedete? Fatto ciò si spegne. Adesso andrò comunque ad aggiungere un pochettino di prezzemolo e già è pronto per mangiare. Allora, buon proseguimento a tutti, buon sabato sera, tanto non potete uscire, non potete andare a ballare, non potete andare a sballare, perciò state a casa, state a casa e seguite le dirette di Facebook miei e di tanti amici, ok? Ciao a tutti, buon sabato, buona domenica per domani, un saluto a tutto Sciara, un saluto a tutto Cerda, un saluto a tutto Palermo, a Terni Marese. Dico il nome dei paesi, delle città in cui ho vissuto, dove ho amici, ma comunque a tutta l'Italia. E un grande abbraccio alla grande Napoli. Io amo Napoli, amo i napoletani.